Che cosa il campus aggiunge al quartiere? E che cosa il quartiere, il fatto di aver collocato il campus lì, aggiunge al campus? Campus ha una struttura e un funzionamento completamente introversi e quindi non ha così tanto rapporto nei confronti di quello che succede fuori. Probabilmente neanche il quartiere si sente così partecipe di quello che invece succede all'interno. La potenzialità dell'università probabilmente non ha ancora avuto espressione reale all'interno del quartiere. La mia idea è che il cantiere è aperto, non solo perché c'è ancora qualche lavoretto da fare, ma perché questo passaggio da spazio-luogo comporta tutta una serie di processi di appropriazione da parte di coloro che abitano questo edificio e loro stessi concorrono a trasformarlo da spazio-luogo, dove lo spazio è uno spazio un po' anonimo, che può, per quanto bello potrebbe essere collocato ovunque, il luogo diventa un luogo vissuto che suscita emozioni, passioni, sentimenti. La relazione con il contesto è forte perché è in una posizione strategica, sta in un limite abitato e conosciuto della città ed un altro che invece si sta conoscendo, si sta abitando, si sta rilanciando. Quindi, più che indagare, secondo me, la relazione tipologica e formale degli elementi dell'architettura, delle facciate, è interessante vedere che cosa quell'architettura in quel luogo sta generando. Il ponte e l'attraverso dell'Anteria d'Oro sono ancora un limite, anche perché il quartiere non era strutturato per essere un traino nei confronti del pubblico e quindi probabilmente non c'è questa voglia ancora così generalizzata di attraversare la Dora per incontrare delle nuove attività sul lato opposto. In un modo però si rivela in maniera straordinaria e quindi si crea un'interazione, un rapporto con gli abitanti ed è di sera quando il campus si illumina e diventa una meravigliosa lanterna, per cui è possibile attraversare visivamente le strutture e le sale del campus. Io non so cosa ci fosse in quello spazio prima che sorgesse il campus, però posso dire che dal momento in cui è nato e si è avviato ha sicuramente cambiato la vita, i ritmi di due quartieri che presumo fossero un po' più tranquilli, un po' più con un profilo popolare. Il rischio, d'altra parte, credo sia una mercificazione un po' del quartiere, quindi con un aumento degli affitti. Ho sentito raramente la definizione di campus vetrina, però lo posso contestualizzare facilmente nell'ambito più che altro urbano del tessuto sociale della città. Torino, dopo la grande crisi che ha vissuto con la perdita del mercato automobilistico, sta cercando di darsi, e in parte ci sta riuscendo notevolmente, una nuova identità. Questo nuovo campus universitario fa parte di questo continuum del comune di voler ridefinirsi come non più un polo industriale, ma più che altro culturale, quindi più rivolto ai servizi e al terziario. C'è da dire anche, da un punto di vista negativo, si tende a dare maggiore attenzione da parte delle istituzioni a tematiche che sono meno, diciamo, sensibili alla popolazione. Il campus è sicuramente un investimento rivolto alla futuro, alla cultura, all'istruzione, alla ricerca, in un contesto però di grande disagio del tessuto sociale. Diciamo che è un punto a sfavore da parte della città perché si tende a dare più importanza a discorsi che sono più visibili a livello cittadino, a livello magari italiano, europeo, finanziamenti, più che a dare una coesione al tessuto sociale della popolazione. La fenomenologia delle archistar si sta concludendo fortunatamente, ma è un processo che sta avvenendo e non è veloce. Sicuramente la firma di Norman Foster ha portato visibilità a Torino, perché l'archistar fa nome, fa parlare, per un periodo. Poi chi se la deve vedere con la struttura, sono i cittadini e la città e i fruitori primi, gli studenti, i professori. Sono loro che, daranno poi un giudizio. Io non sono molto d'accordo con la definizione di campus perché lo immaginerei uno spazio vivibile da tutti i punti di vista. C'è più una sensazione di essere dentro una fabbrica, un'industria dove tu entri e esegui la tua prestazione di fronte a qualcun altro che fa altrettanto e torni a casa senza riuscire ad andare oltre al momento prettamente didattico. Sul piano della didattica, l'edificio è molto funzionale, tutto attrezzato da un punto di vista informatico. C'è da dire che l'impostazione della didattica che traspare
nell'organizzazione degli spazi e comunque l'idea di una didattica per lo più frontale. Non ci sono spazi sufficienti per un'attività didattica innovativa di tipo seminariale. La maggior parte delle aule, o quasi tutte, sono strutturate con banchi inchiodati al suolo e quindi ripropongono proprio un'organizzazione dello spazio basata su una didattica frontale con tutti i pro e contro che a questo consegue. L'integrazione, l'incontro, il confronto che, ripeto, che vadano oltre il momento singolo della lezione, dello studio singolo e solitario. Ma per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi interni, sarebbe interessante riuscire a capire meglio quali erano le intenzioni dei progettisti. Non solo gli spazi interni, ma anche la piazza interna, come li ha pensati come degli spazi verdi con un valore puramente estetico, o degli spazi potevano essere vissuti. Probabilmente li ha pensati anche più di 15 anni fa. E in questi 15 anni l'idea del rapporto tra l'università e la città è cambiata molto. E quindi noi abbiamo un progetto che era interessante, innovativo, che però si colloca in un contesto che nel frattempo è cambiato, anche rispetto, non so, agli interventi di risparmio energetico. Il fattore estetico nell'ambito progettuale e in questa architettura è fondamentale. Estetica e funzionalità in edifici che funzionano sono complici. L'uno non deve andare in antitesi con l'altro. Il quartiere si è annusato con l'università, adesso pian piano mi pare che stia per cominciare ad avere un rapporto più reale, più concreto. Da quando ho visto in costruzione questo campus ho desiderato che le sponde della Dora fossero diciamo utilizzate per attività ricreative, culturali, di partecipazione collettiva. Magari in un futuro sarebbe bello vedere anche questo in questo nuovo quartiere che sta rinascendo grazie al campus.